In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma quei contadini dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra». Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Non c'è nessun riguardo per il figlio. Gesù oggi ce lo dice in parabole, lo dice agli scribi e agli anziani, lo dice anche a me. Troppo spesso sono vignaiolo vorace che vorrebbe pretendere di avere il merito dei frutti prodotti dalla vigna che il Signore mi ha donato. Il mio egoismo, il pensare prima di tutto al mio bene, il progettare secondo la mia volontà e mettendomi ben poco in ascolto della volontà del Padre. Tutti gesti che dicono che anche io tante volte uccido Gesù pensando che l'eredità sia tutta mia. Mi colpisce come una freccia la frase «lo gettarono fuori dalla vigna». È un po' come cacciare di casa il proprietario che generosamente ti ha ospitato e ti ha messo a disposizione la sua stanza più bella perché tu potessi sentirti a casa. Che danni può fare tutta la libertà che Dio ci ha donato? Eppure continua a donarcela, perché nonostante tutto si fida di noi. Quanta grazia!